Quindi qual è la situazione? Noi oggi abbiamo voluto puntare l'attenzione sul programma di mandato del sindaco Biondi, un programma di mandato assai leggero dove non vengono affrontati i nodi principali che poi invece emergono nel dibattito politico. Uno di questi è la logistica della regione nella città dell'Aquila, perché mentre appunto a Pescara si fanno grandi iniziative presentate in maniera trionfalistica per dire ecco ci siamo, qui all'Aquila la regione si è totalmente dimenticata di dover dare un assetto importante e autorevole per il capoluogo di regione. Ma non sono solo queste le problematiche che noi oggi vogliamo affrontare, perché il programma di mandato è lacunoso anche su altre questioni, due righe dedicate alla casa dello studente, e nel frattempo si mettono le pezze a colori di fronte a una inerzia durata molto tempo, molti anni. E questi ed altri punti saranno l'oggetto della nostra denuncia, ma anche della nostra proposta oggi e nelle settimane e nei mesi che seguiranno. A proposito di sedi, avete anche rilanciato il problema di quella del Consiglio Comunale. Assolutamente sì. Palazzo Margherita, non si capisce quando e come verrà effettivamente messo in condizioni di essere utilizzato per l'apparato amministrativo e per il Consiglio Comunale. Quella boutade dell'ex presidente Tinari dell'apertura mentre era cantieri è appunto una boutade elettoralistica, ma i problemi sono enormi, anche perché avendo stralciato la torre civica dal palazzo, adesso si deve fare, mentre un cantiere si chiude, se ne deve aprire un altro. E come si concilia l'apertura del cantiere con i lavori degli uffici e del Consiglio Comunale? L'interrogazione mira punto per punto ad avere risposte.